Abbiamo visto dunque l'Abruzzo verso la zona arancione, ma vediamo come il popolo del Socia ha preso la notizia e ha commentato sui siti web. Per tutti i dettagli ci colleghiamo in diretta col nostro Luca Pompei. Buongiorno Luca. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli amici telespettatori. Sì, ovviamente la notizia che abbiamo rilanciato sui social sulla regione Abruzzo prossima a tornare arancione, notizia presa ovviamente d'assalto da tutti i nostri follower, la state vedendo, raggiunte quasi 18.000 persone, 2.777 interazioni, oltre 140 condivisioni, oltre 100 commenti. Insomma, Fabio, per cercare di fare una sintesi, ma sarebbe quasi impossibile, però ecco, se possiamo dire alcuni dei commenti più quotati qui sul nostro profilo Facebook, la gente si chiede: ma i controlli dove sono, visti dei tanti assembramenti che abbiamo visto in questi giorni anche soprattutto nelle grandi città abruzzesi, nei viali di passeggio e quant'altro. In sostanza mancano controlli ed è normale che si giunga a questa situazione. In più ci si chiede, vista tutta questa confusione, non era forse il caso andare tutti in zona rossa con un certo anticipo, tanto da non dover a questo punto commentare questi dati? Insomma, il dibattito è aperto sul nostro profilo Facebook di Rete 8. Vi ricordo anche più tardi gli appuntamenti consueti con l'aggiornamento sui dati odierni per quanto riguarda il Covid-19. A te, Fabio.